Tradizionale festa aziendale per Golden Plast e Eurosuole. Le festività natalizie offrono al patron Germano Ercoli l'occasione per rendere note le ottime performance delle sue aziende e nel corso della serata non mancano anche i riferimenti alla nota vicenda finanziaria legata al fallimento di Banca Marche, di cui è stato membro del CDA dal 2009 al 2012. Ho investito il denaro mio e della famiglia, ha detto Ercoli, perciò capisco l'amarezza di chi l'ha perso perché è successo anche a me, sono anche io una vittima. Lei ha tracciato le somme, ha tirato le somme di questo 2015 nettamente in positivo, sembra che stiamo superando questo periodo di crisi e ci sono dei piccoli segnali di ripresa. Sì, in effetti ho detto che la crisi è superata, diciamo, per gran parte, però i segnali sono ancora deboli, quindi si devono conclamare e speriamo che tutti questi cambiamenti in corso che ci stanno venendo addosso in Italia, anche dall'Unione Europea, come queste ultime sulle faccende bancarie, non debbano incidere troppo o rallentare la ripresa. Ecco, noi come aziende stiamo ancora investendo notevoli capitali sul rinnovamento, robotizzazione, e ampliamento dei locali, tutto per portare la produzione razionalizzata e essere pronti proprio per queste riprese. Speriamo che tutto questo possa avvenire e ci possa dare supporto e assistenza per questi nostri atti di coraggio e di fiducia che stiamo mettendo nel futuro. Lei l'ha definita una terza rivoluzione industriale, quella che si apre con questo anno. Quella dell'Eurosuole sì, perché abbiamo passate già due. Anni fa, quando abbiamo occupato lo spazio vicino di una fabbrica che avevamo addirittura a fianco, una fabbrica di sedie, poi abbiamo fatto una seconda rivoluzione quando abbiamo scisso i due reparti tra poliuretano e gomma, facendo in uno nuovo per il poliuretano nella zona d'est, e adesso la terza rivoluzione, perché andremo a spostare il finissaggio dando un locale notevole per il reparto gomma che stiamo potenziando e che vorremmo poter dire che fra poco sarà il primo impianto d'Italia sicuramente. Ercoli ha anche analizzato la situazione economica nazionale e mondiale e le difficoltà alle quali le aziende si trovano a far fronte, per poi dare una stoccata alla politica. Golden Plast e Eurosuole, che nel 2016 festeggerà i 40 anni dalla fondazione, però chiudono l'anno con ottimi fatturati. Ma parlando di bilancio, se parliamo di bilanci contabili, il valore della produzione sia per Golden Plast che per Eurosuole siamo sui 42 milioni, Eurosuole sfiora i 42 milioni perché supera i 41, quindi è in crescita di circa il 5%, Golden Plast conferma quello che erano i dati dell'anno precedente. Tutte e due le aziende stanno rafforzando la parte dei margini, in Golden Plast il margine è un pochino più ampio, in Eurosuole lo raggiungeremo, l'obiettivo è quello di rafforzarci sempre più per poter reinvestire e reinvestire in azienda tutto quello che creiamo. Il 2016 riteniamo sia l'anno in cui andremo a mettere a punto tanti progetti mirati soprattutto agli investimenti, ai nuovi investimenti. In Eurosuole stiamo completamente trasformando un reparto, il reparto finissaggio, che prevede investimenti fino a, non dico 10 milioni, ma sfioriamo i 10 milioni di euro di investimento sui 8 milioni. In Golden Plast già avremo lo stesso l'intervento su quasi tutte le linee di istruzione, rinnovandole e rafforzandole. Anticipo questi dati e questi progetti pensando che quindi gli anni dovremmo andare a crescere, gli sviluppi, vogliamo essere sul mercato, abbiamo sempre un motto e diciamo che fino a quando ci sarà un paio di scarpe, quel paio di suole sarà fatte da Eurosuole con i materiali di Golden Plast, quindi contiamo di poter essere sempre presenti al massimo di quello che possiamo proporre per chi compra da noi. Tra i presenti, oltre ai dipendenti, i sindaci dei comuni del territorio e l'assessore regionale Manuela Bora e il senatore Mario Morgoni.
Beh, intanto per me è un grandissimo onore essere qui in quello che è il cuore del distretto della calzatura e a fianco di due aziende che è in controtendenza con quello che è un po' il risultato del settore della calzatura per il 2015, invece ha chiuso l'anno con un aumento del fatturato. Sono due bellissime realtà. La Regione Marche partirà l'anno prossimo proprio con un bando di 10 milioni per il settore della moda, in particolare quello della calzatura e anche quello del mobile. L'auspicio mio è quello che questo territorio sappia rispondere a gran voce a quelle che insomma saranno le opportunità che la Regione Marche offrirà. Qui abbiamo un caso specifico, l'Eurosuole, che è un'industria del settore calzaturiero che sta andando bene, ma il settore in sé, lo sappiamo tutti, qui non va bene. Il settore non ha superato la crisi, il settore calzaturiero, ci sono una serie di motivi aggiuntivi per cui questo settore non ha superato la crisi, ma indubbiamente dobbiamo sperare che il futuro sia migliore del presente, perché il presente in questo settore non è di una crisi superata. Eurosuole insieme a Golden Plus sono sicuramente delle realtà vicine alla collettività e vicine al sociale. Lei ha anche auspicato un ruolo importante della politica al fianco degli imprenditori del nostro territorio. Beh, diciamo più che a fianco, nella modulazione delle risorse che l'imprenditoria sana sa creare. Queste risorse ho auspicato che vengano ridistribuite verso coloro che hanno meno, verso le fasce basse della popolazione, sì, è vero. Speriamo che si crei questa finestra, questa opportunità. Sì, è una realtà importantissima, una delle poche che è riuscita non solo a sopravvivere alla crisi ma anche alle sventure che purtroppo ricordiamo di qualche tempo fa e anzi ha rinunciato, è protagonista assoluto della nostra piccola realtà ma anche molto oltre Potenza Picena. Noi di questo siamo orgogliosi, sappiamo che ci sono degli imprenditori lungimiranti su cui poter fondare anche un rapporto di territorio con le istituzioni per poter rinunciare l'occupazione, per poter rinunciare la sfida delle attività produttive. Sì, Golden Plus e Eurosuole sono anche due realtà vicine, ovviamente dipendenti, ma anche nel sociale. Sì, questo ce l'abbiamo nel DNA, diciamo, quindi facciamo beneficenza per quello che possiamo tutti gli anni a enti diversi, perché è giusto che se le aziende lavorano e hanno profitti possono devolvere qualcosa a chi è meno fortunato di noi. E questa mattina, proprio questa mattina, avete donato un mezzo al comitato locale della Croce Rossa di Potenza Picena. Porto Potenza perché quando mi hanno venuto a chiedere il presidente della Croce Rossa di Porto Potenza, io ci ho pensato un giorno neanche. Poi mi sono fatto un attimo una foto, io ho 22 anni che da Civitanova tutte le mattine vado in azienda alla Golden Blast, beh, quando passo, sono fermo al semaforo, incontro tutti quei disabili, chi con le motorette più o meno, ma disabili anche di grande importo, diciamo. Mi vergogno tante volte di essere seduto su una macchina anche di lusso. E allora quando mi è stato detto questo, che questo mezzo serviva proprio per il trasporto dei disabili verso l'Istituto Santo Stefano, quindi verso un istituto che fa del bene a queste persone, abbiamo detto subito di sì e questa mattina l'abbiamo consegnato. Per la prima volta la Croce Rossa di Porto Potenza riceve una donazione da un privato o da un'azienda privata dello stesso territorio, quindi comunque di Porto Potenza, interamente donato alla Croce Rossa. Quindi ha una doppia valenza. Quindi la gratitudine alla Golden Blast, ai vertici, al consiglio e a tutti i dipendenti della Golden Blast per questo omaggio che hanno fatto alla Croce Rossa e poi ovviamente perché ci permette di incrementare e di aiutare ancora di più quelle persone che hanno difficoltà nei trasporti di usufruire di questo mezzo. La serata, che si è svolta al ristorante Orso, si è poi conclusa con una conviviale a cui hanno partecipato oltre 300 persone fra dipendenti, clienti, fornitori e amici.